Prego, prego uguale a de nada. Scusa uguale a disculpa. Grazie. Sì, questo lo so, grazie, grazie, molte grazie. Loco, no, no. No, non la dico. No, no, questa parola. No, dico, meglio non la di dico, no, la sai. Dico. Questo bicchiere è per. Vino. Vino, champagne, acqua. Ah, cosa voglio bere? Beh, dipende dai miei gusti. Dobbiamo cercare di migliorare anche l'uso del linguaggio, dei gesti, del portamento, che deve essere più elegante. Praticamente dovrei essere una dama perfetta. Non so come fare, come spiegare al cancelliere che il vice cancelliere non avrà a che fare con me, ma piuttosto con la nipote del mio giardiniere che lo seguirà durante la visita all'ambasciata. Già, non pensavamo di arrivare a questo, però abbiamo bisogno di Nini. Allora, vuole prendersi gioco di mia cugina? No, 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 nella maniera più assoluta, Nicolas, affatto. Ah, no, certo, lei non lo farebbe, anche se pensa che sia un poco di buono. E invece no, devo ammettere che ultimamente ho cambiato opinione su Nini. Ah, sì? In che modo? Grazie per avermi aiutato. Anche se non sembra, mi ha fatto molto piacere. Di che cosa parla? Di niente, ha avuto un problema. Ha detto aiutarlo, di che sta parlando? Mio padre non lo vedo da tanto. E tua madre? Lei è morta quando avevo 2 mesi. Come si chiamava tua madre? Non lo so, mio padre non me l'ha mai detto. Ha badato a me, ma non mi ha mai parlato di lei. E perché non l'ha fatto? Per proteggermi, ha detto. I genitori hanno uno strano modo di proteggere i loro figli. Martin, scappiamo presto, sono già qui! No! Ah. Sta attento! Scusa, bellezza, ora non ho tempo per le spiegazioni. Torni, dai! Non voglio diventare una dama e non cerco un cavaliere, mi perdoni. Non ce la faccio, non mi riesce. Ce la farai, invece. Ci riuscirai. Ricorda che se non hai fiducia in te stessa, nessuno ti darà ascolto.